Bene ragazzi, come spesso accade a due esploratori del web, abbiamo scoperto un mondo molto particolare. Andando avanti nel video Capirete. capirete, la nostra idea era fare un altro tipo di video, quindi a 15.000 like facciamo il video che avevamo pensato realmente. Intanto, buona visione. Pronto? Pronto, Ale? Ciao. Che bello vederti con una t-shirt bianca di Di Call of Duty. Call of Duty. Ah, fila for Call of Duty. Yeah. Bene ragazzi, bentornati qui sul canale dei Boosers, l'unico canale in cui ci sono i Boosers e soprattutto dei grandi giochi di magia. Sparite! Ta-da! Oggi siamo qui per affrontare un argomento che sicuramente a tutti interessa, a me sì, a te sì. Perché Non lo so. oggi parliamo di escort. Cominciamo col dire una cosa fondamentale, che in Italia in realtà la prostituzione abbiamo appena scoperto che è legale. Io a questo punto, Chiamo l'avvocato. chiamo La l'avvocato. prostituzione è sempre legale nel nostro paese. Ci si può liberamente prostituire a qualsiasi orario della giornata, così come si può serenamente andare a prostitute. Non si commettono né reati né illeciti amministrativi. E quindi possiamo inoltrarci verso La legalità. Quindi questo video è un tutorial per tutti voi, maschietti e femminucce, che da casa non avete un lavoro. Esatto. Se volete sfruttare il vostro corpo, aprite un Non. canale Twitch, No. un canale OnlyFans, No. iscrivetevi su Escort Advisor. Per tutti quelli che non conoscono Escort Advisor, è un Nessuno. sito in cui selezioni la tua città, tipo Milano. Milano, tu apri la mappa e questo è Milano. Ti fa capire dove sono tutte le ragazze calde vicino a te. Tipo lei. Lei che vive in Duomo, Sofia. Non ha la testa. E al 18° C'è una posto classifica? di 3892 a Milano. Porca troia, è la prima che ho. Namo! Lei ha 5 stelle su 5. È tipo Un Uber. 71% di 5 stelle. È bafio. E ci dice, ragazza, bellissimi, tette enormi e sode. No, no, Bel è. cubetto! Come lo montiamo? Questo video intendono a lei. Non lo so. Vabbè, ci penserà l'editor. Esatto. Mentre in questo primo incontro mi sono attenuto a posizioni più tradizionali, credo che nei prossimi opterò per qualcosa di più particolare e trasgressivo. Questo è chiaramente un cinquantenne Con dei problemi. con dei problemi che ha divorziato e non fa Sì. sesso se non con delle escort. Classifica. Non Benvenuti. c'è la 1. L'hanno uccisa. La 1 rimane segreta perché prima devi superarle Tutte, tutte. sì, tipo la Lega Pokémon, devi E la fare 1 te la danno alla fine. tutte. La 2 è Carmen. Che Due. posso dirti? Dipende da quello che stai cercando. Ok. Io da parte mia dovrò trasformare i sogni in qualcosa di reale. La parola in sensazione, lo sguardo in emozione, Un'emozione. il corpo in tensione e piacere estremo. Adoro giocare e conversare, ridere e scherzare. La mia compagnia renderà il nostro incontro semplicemente frizzante e molto piccante. Soltanto tu puoi decidere cortesemente solo su appuntamento, grazie. Volendo anche amica. Fai trisom. Carmen è una ragazza stupenda, virgola, simpatica, allegra e molto carina. Ottimo Ma che social. significa? Cosa vuol dire ottimo social? Che. Ottima socializzazione, secondo me. Ah, sempre allegra e sorridente, ma soprattutto è una grande porca. Ma come? Mi aspettavo di tutto dopo aver ripetuto quattro volte simpatica e allegra. Tranne Tranne, ma soprattutto una grande porca. un membro di IE. Esatto, stavo dicendo. Medico Medico 63. 63. Da subito una voracità ed un impegno notevoli. Si è unita la gemella con un lesbo come entrée. E poi anche lei si è dedicata anima e corpo al cliente. Unito con un blowjob condiviso dalle due bocche. Diciamo che ne è valsa la pena. Uscito, frastornato e felice. E perché 4 su 5? Cioè, tu hai fatto un threesome con due gemelle Sì. fiche e gli dai 4? Oh, Carmen, d'estate anche no. Az, puzza Puff. forse. Incontrata Carmen d'inverno, ma solo per un oral. Ho deciso di rivederla per un full Ci sta. optional. Cazzo, deve comprare la macchina. Che cazzo. Che. Ma parlate in Non lo so. maniera normale! L'aria condizionata, sputata da un trabicolo portatile, non rinfresca più di Ma tanto non ti devi comprare l'ambiente. casa! Lei non era docciata ed era palesemente appiccicaticcia. Parte con oral scoperto e finì tutto bene. Perché non prendere delle malattie? Però non dura molto. E appena lo tiro fuori dalla bocca, me lo gomma al volo. Lo gomma! Lei insiste per infilarmi un dildo. Ma stiamo scherzando? Cerchiamo di non. Cerchiamo di non confondere i ruoli, eh! Cioè, si sta ribaltando la situazione! Ma figata, c'è un plot twist in questa storia Cosa fa? incredibile. Saldo, saluto e grondante di sudore me ne vado con l'idea fissa che almeno d'estate in quel carnaio non ci torno di sicuro. Porca troia, un'esperienza devastante! Natasha. Natasha, sono bravissima a farti eccitare, mentre lo faccio mi bagno tutta. Beh, Da dire, da dire, da reciproco. dire. Quando mi conoscerai saprai il vero significato del piacere, soprattutto
soprattutto quando mi metto a pecorino. Mancava quella nota poetica. Esatto. Natasha è capace di realizzare. Sembra l'inizio di una favola. Di questo. Franklin sa contare per due e allacciarsi le scarpe. Natasha sa. Vado spesso da lei e ti metto a tuo agio. E poi si scatena. Bocca meravigliosa e anale imperdibile. Finalmente. Da fare l'abbonamento. In solito 68. Ma ti ha dato anche il cartoncino con i timbri. Ho chiesto un date. Che ha concesso, ma non ho terminato perché gli dava fastidio. Mi sono smontato un po' e terminato con Rai 1. Che significa terminato con Rai 1? Cioè, si sono messi a vedere Rai 1? Se siete arrivati fin qui, commentate con Deity. Rai 1 Escort. No, ma che schifo, che no! Ah, no! Cosa cazzo sta succedendo? Perché ho scritto Rai 1 Escort su Google e prima il linguaggio in codice dell'escort? Sintonizzarsi su Rai 1 va inteso come una prestazione normale in posizione base. Cabrio sta per sesso. Se trovi una scritta con una S accanto, significa che l'escort richiede l'uso del profilattico. Sintonizzarsi su Rai 2 invece significa la disponibilità al sesso anale. BB, BJ, BBJ, BLS, OTC, BBJ, TCCNN, QNS. Di cui tralasciamo i particolari. No, li voglio sapere tutti quelli. Quante cose si scoprono su un solo canale. Se siete arrivati qui, commentate. Viva Rai 1. Natasha non te lo lascia. Post-COVID. Il gingito come stai? Ma io mi immagino questi poeti. Poeta matte. Papà, cosa stai facendo? Lascia stare che sto scrivendo una recensione. Si complimenta per il mio gingillo che l'aveva già castigata a dovere illo tempore. Illo tempore! Lei a cavallo del meglio di sé come sempre. Però sempre grande donna, Natasha. Lei non te lo lascia. Natalie. Disponibile per disabili. Ah. Tutto 50 rose per mezz'ora. Cioè, i 50 euro. Rose sta per euro. Lei lavora? Lei lavora un sacco. Ha un culo enorme. Sì, gigante, cazzo. 50 da tutto. Adesso solo perché le pareti sono della Roma. Beh, mi sa scomoda, signor. Ma nessuno si siede così, dai, per favore. E se amate il Rai 2, rapporto qualità prezzo eccezionale. Se siete arrivati fino a questo punto, commentate. Rai 2 è meglio. Tornato a 1V. Velocità urbana, V. Considerate, ha frequentato le assidue di questi luoghi 60 minuti di massaggio per 60 euro. È un'ora per 60 euro, V. Velocità urbana. Questi hanno creato una lingua. Camilla, la numero 5. Andiamo alla Camilla. Si presenta con un sorriso smagliante che denota la sua brasilianità. Vedi, sorride sempre. Sì, sorride sempre. Ciao. La tempesta è nella mia carne che accelera, rallenta e un po' disorienta. Che cazzo vuol dire? Ma ne so. La passione nel mio sangue che bolle in attesa di riceverti nel mio mondo. Non c'è voglia proprio di andare là e fa sesso? Quale Italia squirt? Video chat. Qui abbiamo un'avanguardia. Sono molto abbondante e posso venire anche 3 volte di seguito, inondando il mio partner nell'amplesso. Immaginati tutti i suoi clienti affogati. Affogati, tutti morti. Tutti morti. Ora vorrei insegnare anche i miei amanti a far squirtare una donna. Di distanza. Chiamo Ale per una video call. Mi appare dentro una vasca da bagno tutta nuda. Wow, che gnocca. Un seno grande, un fisico da urlo. Mi sussurra di spogliarmi e di mettere il mio fratellino davanti allo schermo e di farlo venire duro e bagnato. Io non lo farei mai, anche se no, sto pagando. No, poi dal telefono. Ma stai no. scherzando? Le prendo un dildo ed inizia a far finta che sia il mio fratellino e se lo mette tra le tette enormi. Lo passa in mezzo alle gambe e lo infila nella patatina. Perché cazzo? Uno del 72 deve parlare sembra di fratellini e patatine. Ale mi guarda con faccia da porca assurda. Certo. Cosa vuol dire la faccia da porca assurda? Non riesco a immaginarla. Ragazze, se siete arrivati fino a questo punto, boozers.official, non vogliamo nudes. No, vogliamo solo la faccia da porca assurda perché non riesco a immaginarmela. Attenzione, non da porca. Assurda. Emette un urlo enorme e subito un getto dalla sua patata così forte che bagna tutto lo schermo e io pure vengo a getto sullo smartphone. Che porca infinita. Questo ha pagato una sega. Questo ha pagato 50 euro. Sì. Oh mio Dio, no, va bene. Grande squirtatrice, da sola o talvolta in coppia con un'altra gnoccona sarda. Foto sue anche se un po' photoshoppate. Vabbè, per mezzo centimetro in più, mezzo centimetro in meno di chiappa. Eh sì, perché guarda il gioco delle ombre.
Bene ragazzi, quindi 15.000 like per un secondo video all'interno del mondo di Escort Advisor. Vi prego, voglio continuare. Della top 5 in realtà io sono... Io preferisco Camilla. Allora, io Camilla oggettivamente non mi dispiace per niente. Penso anche di... se la squirting... L'italiana secondo me convince di più. Come un esperimento che si rispetti, c'è bisogno di un test alla mano. Speriamo che non stia lavorando. Pronto? Pronto Ale? E ciao, ho letto il tuo annuncio su Escort Advisor ed ero abbastanza curiosa di capire un po' come funziona il servizio in video chat. Allora, tesoro, beh, io in video chat faccio un po' uno spettacolo erotico, mi masturbo con il mio dito e con la mano e faccio vedere come scherzo. Ah, come essere al teatro, fico. Sì, oh. Sì, esatto, in diretta, super tu. In foto sei tu, perché ho letto delle recensioni dove dicevano ma è Photoshop. Allora tesoro, le Photoshop ce l'hanno tutte. Tutte hanno fatto le foto, almeno quelle di alto livello, intendo, okay. Non le ragazze poverine, quelle cinesi eccetera. Quelle di alto livello fanno le foto da fotografo. Adesso Photoshop, se loro intendono Photoshop che peso 100 kg, in realtà nel foto ne peso 40, no, non è così. Ah, Photoshop, okay. Loro intendono effetto di luci. È normale che con l'effetto di luci è... Allora va bene, facciamo così, quando prendo coraggio ti scrivo. Okay. Grazie mille intanto. Grazie a te, ciao, buona ciao, serata. Ciao. Molto disponibile, ti ho detto che l'italiana spinge di più delle altre. L'italiana ti mette a suo agio, sì, anche al telefono. Certo. Vale Italy. Se vedrai mai questo video... No, non ti chiamerò. Però ci piacerebbe averti ospite. Sì, se ti piglia. Se ti piglia. 15.000 like per il secondo episodio, che sarà un po' più scoppiettante perché avremo a che fare con i VIP dentro, sì, Escort Advisor. Esatto. Appuntamento con le escort dei boosers. Finisce qui. Vogliamo salutare Mike Moore. Grazie di aver creato un universo così bello. Ci vediamo alla prossima. Sì. Che non sarà con l'escort la prossima. Back in the 90s, I was in a very famous TV show. Bojack Horseman, Bojack Horseman, and it's you.